Io continuo i miei appuntamenti con i faccia a faccia legati al mondo delle due ruote, quindi mi organizzo con Silvia Vorelle e Silvia Mangione, che poi sono le manager del signorino che c'è qua di fianco, ovvero Nicolò Cane, e poi dico, motociclista, preparo, abbigliamento, casco, ma arrivi in macchina, ti volevo strangolare. Però ho visto la signora a macchina, Nicolò ho detto, vabbè, ci sta, stai sì. bene? Sì, tutto bene, dai, con la neve così non puoi farmi venire in moto, fa, fa un freddo cane, sto congelando anche in macchina. Hai ah, la maglietta di lana sotto? No, non l'ho messa stamattina perché io vengo dal mare, sono genovese, non, non fa tutto questo freddo. La neve non la vediamo mai. Non mi dire che a Genova c'era il sole e ci stava bene e faceva caldo. Meglio di qua, sicuramente. <ride> Però ho gradito la macchina, eh. Dopo, anzi, sì, voglio anche fare un giro perché io amo un genere di macchina super sportiva. Quando si parla di super sportiva, io ci sono. <ride> ah, se vuoi, guarda, dopo andiamo a farci un giretto. Nicolò, siamo nella stagione 2013. Tu torni e sono sicura con successo in una categoria che ti ha visto vincitore nel 2007, ovvero la Superstock 1000, Film Cup. Come mai questa cosa? Sì, quest'anno prossimo tornerò in... Eh... Nella Stock, la categoria che ho vinto nel 2007 ed è una, una sfida importante per me perché è una categoria molto molto combattuta, piena di giovani che, che vogliono affermarsi, quindi è difficile sicuramente, però l'obiettivo è quello di, di portare la alla vittoria la Panigale, che è il suo secondo anno, l'anno prossimo sarà il suo secondo anno di corse e per poi tornare in Superbike che è la categoria che mi piace di più in assoluto, sulla quale mi sono trovato meglio e, e dà più soddisfazioni diciamo. Quindi l'obiettivo è quello di sicuramente di far bene, cercare di vincere come nel 2007, anche se non sarà facile sicuramente. Probabilmente, però. No, mai dire mai, eh? Ma ah, ci proviamo, ci proviamo assolutamente. L'obiettivo è quello. Tu sei molto legato al marchio di Borgo Panigale, non sbaglio. Sì, sono parecchi anni alla fine che sono, che sono in Ducati qualche anno mi sono allontanato però poi alla fine sono sempre tornato a casa Se ne poi nel cuore, o oh, è un destino boh, potrebbe essere un karma strano che vi unisce? No, devo dire che in questi anni ho avuto offerte da, da tanti altri team e da tante altre case però la Ducati mi piace, mi piace veramente tanto sia da guidare che, che, come, che, che, come, che, come, che come stile quindi alla fine sono sempre, sono sempre rimasto legato a Ducati perché sono, sono sicuro che con quella riesco ad andare forte, a rendere bene e quindi Punto tanto su questa nuova moto. Tu sei giovanissimo, c'hai cioè 24 anni? Sì, 24. Una moto che tutti quanti. Eh, con la lingua a Io ho la Ducati vicino a casa mia e sono incollata alla vetrina. tanto è vero che mi prendono in giro quelli della Ducati perché dico togliti, grazie, che ci nascondi la moto. Tutto questo fa figo, lo possiamo dire in televisione? Tu ti senti figo? No, però no, sicuramente mi sento fort fortunato, quello sicuramente, perché non è, non è una cosa che capita a tutti: riuscire a correre nel campionato del mondo. Ho fatto la MotoGP, ho fatto, ho fatto tante cose nel, nella, nella mia vita, che comunque ho 24 anni, e, e posso ritenermi fortunato sicuramente. Però bisogna guadagnarsela, come tutte le cose, non è, non è facile rimanerci, no? noi siamo dei precari alla fine, perché se appena sbagli, sbagli una, una mossa, sbagli un colpo, rischi di rimanere a piedi e di aver buttato via tutto quello che di bella hai fatto negli anni prima. E io l'ho visto, un po' sofferto in questi anni eh, quando, quando ho sbagliato, quando mi sono fatto male. Quindi no, non è facile. Però, mettendoci tanto cuore, tanta passione, eh, con qualche sacrificio si riesce si riescono a ottenere delle buone cose e, e fare penso del proprio lavoro la, della propria passione il del proprio lavoro è al top. Eh, guarda, una cosa che ho detto recentemente: io ho la fortuna di fare di aver fatto appunto, della mia passione, il mio lavoro e viceversa, quindi mi è andato veramente bene. e <ride> Su questo sono molto contenta. Hai avuto un anno un po', un po brutto, posso dirlo? Sì, sì, sì. <ride> Non tanto. Twitter, poi tu comunque ci, te levi informati sulla situazione, però te ne è capitata di ogni? Sì, non tanto dal punto di vista sportivo, perché no. comunque qualche risultato buono l'ho fatto. No, però sì, ho avuto una marea di infortuni, di sfighe, di malattie, di qualsiasi cosa, che è stato veramente un anno da dimenticare. Proprio Fortuna è finito, quindi basta, basta così speriamo che l'anno prossimo vada meglio perché è, stato, è stata dura eh. mi sono rotto la spalla, la caviglia in Olanda all'inizio dell'anno quest'anno, eh, perché sì. l'abbiamo superato Natale siamo già nel 2013, ma anch'io faccio questo errore metto ancora 2012 ogni tanto hai ragione, hai ragione. Sì. io ci metto due o tre mesi a connettere che siamo passati da un anno all'altro quest'anno quest'anno quest ti andrà tutto bene Sì, speriamo, speriamo dai. come, come ti stai preparando a... Anche mentalmente, perché penso che voi avete anche un discorso molto mentale di gestione di voi stessi, delle emozioni, delle sensazioni. Riesci a lavorare bene con te stesso o hai magari dei supporti? Sì, io devo dire che, che sto lavorando, ho lavorato moltissimo in questi anni anche su questo punto di vista, perché non è solo una questione fisica, ma è uno sport dove la mente fa, fa tantissimo, gioca un ruolo veramente importante, eh, perché se non sei tranquillo non riesci a rendere al meglio e rischi di sbagliare, di farti anche male. E il mio preparatore mi, mi aiuta tantissimo in questo, quindi oltre alla preparazione fisica cura anche un po' quello che è tutta la, la tranquillità, l'essere in pace con se stessi che aiuta sempre e, e ti fa fare un pochino un salto di qualità secondo me. Sai che fa specie sentirti parlare? Perché hai veramente 24 anni, io sono tua zia, mm -hmm. non voglio dire tua nonna perché non metti mettere proprio così no. la carampana, però tua zia ci può stare, sono la maggiore, di no. Però parli con una consapevolezza, con uno storico, un passato che effettivamente 24 anni uno comincia magari proprio adesso ad avere quello che tu hai già avuto invece negli anni indietro, però di rimando io credo che tu... Insomma ti diverta anche andare in discoteca andare al cinema non so cos'è che ti piace fare con la tua ragazza dove è che vai sono curioso la domenica il sabato se sei libero perché se sono weekend di gare vabbè Beh, fa, faccio la vita da studente universitario praticamente quindi settimana bene o male ci si allena gli altri studiano io mi alleno e, e poi vabbè la sera si esce con amici si va a ballare si mh, cene cinema di tutto proprio come comunque classico ventenne un po' stupido. Classico <ride> sì, non proprio. Eh. <ride> no, però beh, alla fine sì, quindi ti fai, ti fai divertire, fai, fai quello che fanno tutti gli altri, con i miei amici, e non c'è nulla di strano, di, non ho passioni super particolari, però malenno tanto sulla moto, sulla moto da cross, sul motard, sulla moto d'acqua d'estate. Sempre moto rimane, sì, eh? Sì, sempre, sempre moto, moto, moto. Motoslitta, adesso andiamo, dove veniamo <ride> con motoslitta? Adesso sì, motoslitta d'inverno. <ride> ma tipo so, un film in particolar modo che ti piace o un film che non guarderesti mai, sai che il cinema panettone in no? questo è periodo dopo mm. fai vacanze di mi fanno impazzire, ah meno male. male, ma fa tristezza mi però. <ride> <ride> esatto, no sono più per i film d'azione stranamente ma che sì. Sì. come mai <ride> <ride> il genere musicale, se tu vai a discoteca che genere di musica ti piacerebbe sentire o che trovi insomma? House sì, 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 sì Sei di quelli che salta tipo corti, che fa un casino omicidiale o sei contenuto? No, non mi contengo tanto, sono molto contenuto nell'ambito lavorativo al <ride> di fuori no, diciamo che mi trasforma abbastanza come quando mi metto il casco, uguale, che mi scatena quando sono in pista mi scateno anche quando, quando okay. devo divertirmi, sì però invece uno mi vede così, sono sempre tranquillo non è... No, è vero, è molto, <ride> molto fine, sempre sorridente, questa è una cosa <ride> che ci piace Secondo te ci sono due personalità in te o sei sempre la stessa persona? No. Cioè, vero? Nicolò in sella, Nicolò per strada tranquillo, è sempre la stessa persona quindi? assolutamente due personalità, ha due personalità, due? sì sì ah, assolutamente. Okay. No, perché nella vita normale sono, cioè dicevo, sono molto molto tranquillo. Non, Ma quello è il carattere, però sì. dico come ragionamento, come modo di porti con le persone, cambi nell'ambito, contesto circuiti. Sì, in pista eh. divento molto molto tra più cattivo, sì, quello sicuramente. Sono molto molto più aggressivo, e a volte troppo perché me ne rendo conto che a volte esagero e magari sbaglio o, o non sono così pulito nella guida come dovrei essere. No? Eh, però ci sto lavorando anche su quello pian pianino ce n'hai di tempo dai no, sì, cioè, cioè, chi è diventato campione in Superbike a 40 anni vuol dire che ne hai sì, ancora sì, di anni esatto, <ride> esatto di tempo in teoria ce n'è a casa com'è? con i tuoi genitori tu hai un bel rapporto l'hai costruito col tempo, c'è sempre stato non c'è mai stato, tutto può essere <ride> no dai diciamo bene mio padre mi ha seguito per tanti anni alle, alle corse, è sempre venuto con me mi ha, ha sempre dato una grossa mano poi è una passione che mi ha trasmesso lui perché lui correndo in moto me l'ha trasmessa e mia madre invece non è mai venuta a vedermi, ha una, mai, una paura incredibile, anche no, l'ultima no. gara quando stavo vincendo il mondiale che poi alla fine ero riuscito a vincere nel 2007 ha si è inventata che mentre agli <ride> ultimi giri ho <ride> talmente paura ho detto io devo andare a fare le pulizie, se ne è andata no, <ride> a passare la spiga polvere in un'altra stanza perché eh, no, troppa, troppa tensione, troppa paura. Vabbè, ma le madri sempre, eh. mm. ah, mia madre ancora adesso se vado in moto, mamma non puoi andare, ho cioè, detto, cioè, <ride> se l'età fammi andare in città, <ride> <ride> ma non è che vado al Mugello a Misano. Scuola eri bravo. Eri uno, su, tu, per me c'è la faccia del secchione. Per me la faccia del secchione, eri secchione? Sì, sì, un po'. Se, no, secchi, secchione, no, sono sempre stato molto furbo, nel senso che sono sempre andato bene a scuola, però magari studiavo al mattino alle 6 prima di andare a scuola ripassavo alla strave veloce poi alla fine me lo ricordavo giusto il tempo per l'interrogazione per le verifiche poi dopo e infatti con questo metodo ha sempre funzionato abbastanza bene mm. sì. poi mi ero iscritto a ingegneria sono andato avanti un po' di anni a studiare, a studiare ingegneria ho dato un ah, po, po' di stai. esami esatto e però è una facoltà molto molto difficile che richiede molto impegno essendo via più di 200 giorni all'anno alla fine con lo sport l'allenamento tutti i giorni è veramente impegnativo però è una cosa che voglio portare a termine prima o poi quindi pian pianino Andrò, andrò avanti voglio, voglio sicuramente finirla argomento donne oh, oggi sembro un portinaio mm. eh, cioè, sto andando proprio a raffica un po' ti chiedono anche io so, che, che pantaloni compri donne ce ne hai tre secondo me importanti quattro perché ci sarebbe anche la mamma però hai una fidanzata giustamente siamo contenti che non sia un uomo innanzitutto ci fa piacere questa cosa ma poi hai due manager che ti gestiscono Silvia Morella e Silvia Mangione essere gestito da due fanciulle che poi sono, cioè, sono, sono simpatiche. Sì. Cioè, non sono due bacchettone, eh. No, <ride> no sì, ti, devo dire, ti Devo dire che sono, sono contentissimo perché negli anni, prima mio padre, poi dopo mi sono gestito per un po' da solo e ora loro, è stato soprattutto il periodo in cui mi gestivo da solo, quando mi gestiva mio padre, non, non era così bello, perché quando sbaglia qualcuno al posto tuo ti fa parecchio arrabbiare. Quando sbagli tu anche comunque fare questo tipo di lavoro ti richiede tanto tempo, quindi non riesci a dedicarti totalmente a questo. E... Ora finalmente mi sembra di aver trovato le due persone giuste che veramente mi riescono a dare una mano, riescono ad alleggerirmi di tutti i problemi e comunque a farti diventare anche molto più professionale, molto più professionista. Anche, perché... Ti hanno trasmesso cosa ti stanno insegnando loro, perché mi comunque stanno... loro gestiscono tutta la tua parte poi post diciamo e anche cioè, tu corri giustamente sì. ma pensi a correre loro poi sono tutto il resto che è un discorso manageriale esattamente guardi secondo me la cosa più importante è permettere al pilota di, di poter correre senza pensare a nient'altro quindi avere la tranquillità che ogni cosa ha il suo posto che tutti i rapporti con tutti i fornitori gli sponsor e chi ti dà i caschi le tute tutto quanto è tutto, è pensavo... tutto due, mamme. È due mamme c'è due mamme che ti curano esattamente che però non devono rompere le palle <ride> sono dietro la telecamera tutte Due. Quindi t'hanno sentito. Sì. Questo è un messaggio subliminale. Sì, è arrivato. Esatto. però dobbiamo sgridare perché non ti hanno detto di mettere la maglietta di lana a corso freddo. è eh, vero, non mi hanno ma, ma consigliato male. Ragazzi, non l'avete sì. Parliamo di. vediamo un po'. Io volevo sapere se, innanzitutto, eri un bambino tranquillo. Se pensavi, tu hai iniziato in moto molto preso ma. Vedevi il futuro veramente in quello? Oppure poteva essere tutto un gioco e poi lasciavi le cose andare per un altro verso? O eri già convinto? No, voglio quello e lì voglio arrivare. No, devo dire che ho sempre tenuto più porte aperte, nel senso che comunque ho sempre voluto studiare e portare avanti anche un altro, un altro tipo di, di discorso di carriera perché eh, comunque uno sport non sa so mai quello che ti può succedere, magari cadi, ti rompi una gamba in un brutto modo e non riesci più a correre, no, ma me, me, no perché, no, perché avuto, me, ma esatto hai avuto problemi. Esatto. Dietro. Non, non sai mai quello che ti può succedere, non sai mai fin dove puoi arrivare, no? Quindi, anche quando ho vinto il mondiale, comunque ho sempre continuato a portare avanti altri discorsi. E penso che, comunque, negli anni ho capito che è quello che voglio fare, soprattutto. Non è solo quello che riesco a fare, ma no, anche quello giusta. che voglio fare. Esatto. Quindi, cerco di, di ottenere il massimo da questo sport e di cercare di ottenere più risultati possibili e di, di fare veramente bene perché questo è quello che voglio fare della mia vita ed è, ed è quello che mi dà veramente soddisfazione, trovare qualcosa che lo sostituisca ad oggi penso che sia veramente difficile, veramente difficile per me almeno. Che possiamo augurarci per questo 2013? Ma Di ritrovarci qua l'anno prossimo e parlare del 2014 di qualcosa di, di ancora più importante e magari festeggiare qualche, qualche bel risultato, sarebbe, sarebbe il top. Ovviamente non è facile, però voglio, voglio veramente cercare di, di far bene perché è un'occasione importante e quindi ce la metterò tutta, assolutamente. Circuito nel cuore, quello tuo preferito in assoluto? Mugello, ma non ci corriamo quindi. Oh, ma eh, guarda che sei uno dei pochi che mi dice un circuito italiano, però sì. adesso alcuni mi hanno detto Imola che mi sono rimasta un po' basita perché è un circuito poco nominato, nonostante lo suo storico bellissimo. E Tendono tutti ad andare all'estero, mi fa piacere che rimani in casa italiana. No, abbiamo dei bellissimi impianti secondo me in Italia, cioè, ci sono veramente diverse piste che sono molto 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 più belle di quelle che troviamo all'estero. Però, purtroppo, andare, andare in giro in moto costa, quindi <ride> è impegnativo. Tu ci vai, fortunatamente, sì. pensa a quelle che devono andare come Andai, me, esatto. come il nostro direttore di produzione, anche che si paga il weekend in pista, con un botto, tra sì, l'altro. Sì, <ride> sì, veramente, quello, quello è un po' un problema perché vedo anche tanti miei amici. Però alla fine, secondo me, per, com per come la vedo io, è molto più conveniente alla fine andare in pista, soprattutto per se stessi, perché sei, sei in sicurezza al 100%. Quindi eh, andare a fare gli scemi per strada, alla fine non paga mai, perché spendi, spendi, risparmi magari i turni di prove libere, però poi quando ti fai male ti fai male, quello fai è brutto. Male. Sì. Fai male anche agli altri. Esatto, quindi... Quindi, sem sem sembrano frasi scontate. Sì, no? Però però vere. No, no, è la verità: cioè, alla fine è... oggi siamo banali, ma siamo veritieri. Ce sì. sì. la giustifichiamo così. Okay. Ti sposerai? C'hai questo pensiero di famiglia, figli? È un concetto che ti piace? Sicuramente sì, non so quando, non adesso. Ora ci pensiamo poi tra un sacco di. Io, eh, anni. c'è tempo, poi <ride> l'età si invecchia più tardi, si fa i figli, si fanno più tardi. C'è qualcosa in cui credi fortemente? Bella domanda. Io la faccio a te, ma se me la faccio messo zitto. Sono perché... obbligato a credere fortemente in me stesso, quindi è la, la, cosa, la cosa principale, perché se uno non crede in se stessi, alla fine certi obiettivi, certi risultati, non riesce, non riesce a raggiungerli. Quindi, quella è la, cosa, è la cosa principale: riuscire a essere convinti di se stessi e poi dopo i risultati vengono. Non so se ci guardano, perché siamo belli che potrebbe essere, siamo belli, quindi la gente che passa ci guarda. <ride> passa, passano dicolo, in tanti, tra l'altro. Perché fanno dei cretini a morire di freddo, comunque. <ride> Nicolò, <ride> ci vediamo in griglia, Va grazie bene. per questa intervista. Grazie a te. Chiudiamo con una frase, ognuno di noi ha una canzone, magari nella mente, un film, c'è qualcosa che c'è una domanda c'è una risposta più o meno la Marzullo <ride> oggi voglio fare la Marzullo non voglio fare la Venier perché non mi va Però Marzullo ci può stare devi mi... eh, che cosa non so una io... canzone un film un libro una poesia qualcosa che dici mi rispecchia mi rappresenta allora quello che ce l'ho appeso in camera è una frase in inglese che mi ha scritto mia madre quando ero piccolo è if better is possible good is not enough se far bene se far meglio è possibile far bene non è abbastanza quindi si punta sempre a fare, a fare qualcosa di meglio e con questa frase chiudiamo Grazie Nicolò. Ciao, grazie mille.